Uscita autostrada di Ponte Cagnano, via delle Calabrie, e siamo alla Brasserie. Praticamente l'uscita dell'autostrada, sulla sinistra c'è una traversina, in questo momento state vedendo le immagini. E da quasi un mese è aperto la Brasserie. Solo carne, chiaramente il nome la dice lunga. E io vi invito a guardare le immagini, a sentire anche colui che si occupa appunto della carne. E un posto nuovo da vivere, da visitare, da provare, senz'altro, senza alcun problema. Le immagini. Immagino avete capito che il posto è nuovo e particolarissimo e la carne è quella che la fa da padrono praticamente qui alla Brasserie. Sì, esatto, qui è un ristorante di solo carne. Che tipi di carne possiamo trovare? Dalla fiorentina, alle lombate, al filetto, arrosti di quarto, spiedini, salsiccia, pollo, maiale, tutto di produzione propria. Quindi praticamente se dovessi consigliare a un amico di venire qui, Vieni qui, è il pezzo forte, qual è quello che a te ti piace? Quello che va qui per la maggiore sono le fiorentine. La fiorentina da un chilo, da 700 grammi, è quella che va di più. Per quanto riguarda poi i primi piatti, le specialità quali sono? Con i primi piatti partiamo dallo scarpariello classico semplice, a uno scialatiello con funghi porcini e patate, piatti tradizionali un po' elaborati. Praticamente qui solo terra la Brasserie. Solo terra, sì. Pesce non ne facciamo davvero. Meglio così, a me è specializzato in una cosa, sì, ma vedo anche carne, basta. Too much for me, but I keep on going.
un po' di persone prima, praticamente soddisfatti del servizio, della cortesia, della professionalità, della qualità della carne. Quindi veramente è un posto, anche perché poi è facilmente raggiungibile, uscita autostrada Ponte Cagnano, praticamente la prima traversa sulla sinistra e c'è la brasseria. Ma comunque le immagini mi stanno facendo vedere in questo momento anche l'itinerario per arrivare qui, è semplicissimo, ben collegato e chiaramente conviene anche prenotare. Sì, conviene prenotare, siamo aperti dal martedì alla domenica mattina, lunedì chiuso e domenica sera chiuso. L'info line per qualsiasi tipo di informazione lo vedete in questo momento qui sotto di me, potete chiamare per prenotazioni, è preferibile prenotare perché ovviamente il locale risponde benissimo, quindi la gente, c'è affluenza, c'è tanta voglia di conoscere questo posto. Poi fuori all'esterno c'è anche un pergolato molto particolare che le immagini avranno già fatto vedere. Il è semplice, la brasserie aperto tutta la settimana tranne il lunedì, domenica a pranzo, facile raggiungerlo, chiamate per le informazioni. E al di là di questo, il locale è anche disponibile per, eventualmente per feste private, qualsiasi tipo di evento voi volete festeggiare qua. Dalla brasseria è proprio tutto, noi andiamo avanti con i nostri locali. Ciao Enzo, grazie.